un'emozione veramente fortissima, grandissima. E francamente non pensavo che prima di Capodanno saremmo riusciti a fare questo vaccino. Ed è stata veramente un'emozione molto grande, vuol dire moltissimo per noi. La cuffia, il camice, Lucia Leone, direttrice del reparto di malattie infettive di Schiavonia, ha appena finito il suo turno in corsia, non si è fermata e subito dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid è tornata a curare i tanti malati ricoverati nel Covid Hospital Padovano. Abbiamo tutti pazienti Covid, è molto pesante da un punto di vista fisico, la stanchezza, siamo gli stessi che abbiamo gestito l'emergenza a marzo, i tre mesi marzo, aprile, maggio, e siamo gli stessi che stiamo gestendo l'emergenza alla nostra ripartenza dal 15 di ottobre. Il 21 febbraio è la data spartiacque, il prima e il dopo che ha segnato le vite di tutti. I medici e gli operatori della sanità da 10 mesi non riescono più a vivere rilassati, per questo hanno accolto il vaccino con grande felicità. La paura, la stanchezza, la paura di infettarci noi, la paura di portare a casa l'infezione. La stanchezza nella fortissima concentrazione che ci vuole nello stare sempre attenti. Il 27 dicembre è iniziata la strada d'uscita da questo tunnel. Per dire ci vacciniamo, quindi forse veramente riusciremo a uscire da questo tunnel, vuol dire tanto, tanto. Non vuol dire calare come attenzione, perché l'attenzione rimane di importanza fondamentale nella prevenzione. Il vaccino deve arrivare a tutti, è impensabile che ci siano medici che non si vogliono immunizzare. Se devo dire se fosse necessario, allora potrebbe essere obbligatorio, perché i rischi sono tanti e noi come categoria abbiamo un dovere importante, chiaramente quello della cura. La dottoressa Leone il giorno 19 gennaio ha l'appuntamento per ricevere la seconda dose di siero. Dopo una settimana circa sarà completamente immunizzata e così sta pensando alla prima cosa che farà per ritornare alla normalità, come quella di un ballo, una sua grande passione che il Covid ha cancellato. Il tango è uno dei balli più a rischio. Io non ballo più da fine dicembre dell'anno scorso. Magari potrà essere un tango con mio marito, tranquillo, senza la paura di trasmettere niente.